Comunque, torniamo con Sheppardino. Sheppardino, tutto a posto? Bravi, bravi. Allora, dobbiamo andare a Vermeer. Una corsa contro il tempo, vabbè, quella generale. A Vermeer dobbiamo andarci per trovare appunto la squadra Salarian. E in realtà avevamo anche visto un pochino la situazione del generale qui. Noveria, come detto, abbiamo fatto il nostro. Potremmo in realtà. Vabbè, poi magari ci andiamo alla città di Amostade. Stasera avviciniamoci a Vermir, dove tra l'altro ci fa fare una strada con i pianeti che abbiamo già incontrato. Quindi, passando tramite Feros, possiamo andarci direttamente perché li abbiamo già fatti. Qui c'è solo Vermir. Apparentemente sì. O Virmair, insomma, lo chiamiamo come ci pare. Ma guarda come parte sotto il nevischio. Si vola. Pioggia, nevischio, roba. No, più nevischio effettivamente, perché a Noveria, insomma, il clima era abbastanza rigido. Fare prima qualche quest importante. Oddio, altre cose. Abbiamo qualche incarico più che altro. Che però penso che non vada ad inficiare troppo gli altri. Io, come detto, per dire, l'altra volta mi è venuto il flash della missione che abbiamo fatto l'ultimo episodio, nell'ultima live. Però in generale poi non mi ricordo perfettamente le missioni come sono, dove sono, quindi vado un po'. Molto poco in realtà ricordi, perché come ti ricordi ormai mi sono scordato, però. Va bene, possiamo andare direttamente qui? Direi di sì. Ecco, adesso ho avuto un flash di questo pianeta. Rigoglioso pianeta di frontiera. Per la colonizzazione da parte di specie a base di carbonio. I suoi vasti oceani e la sua orbita molto vicino al centro del sistema solare hanno creato un'ampia zona equatoriale dal clima umido e tropicale. Stabilità politica dei vicini sistemi Terminus ha ostacolato qualsiasi tentativo di colonizzazione. Alto rischio di incursione da parte di pirati o schiavisti rende Vermeer inadatto a ospitare nuovi insediamenti. È venuto un flash con il. Allora, qua io a sto punto vado con Rex e mi riporto il buon Garrus. Lì ci aveva consigliato di portarci Liara perché c'era la matriarca Venezia, roba familiare. E quindi non ci siamo portati Garrus, che però è utile, è utile. Quindi andiamo con la nostra squadra. Comandante, ricevo un segnale. Sta la squadra di infiltratori Salarian. Attenzione a quelle torrette difensive. Sganciamo il veicolo, andremo a far piazza pulita. Vi farò entrare al di sotto della copertura radar, comandante. Ho avuto un flash, però non so se effettivamente è il flash giusto o meno. Tutto secondo i piani, comandante. Sì, ma stai calmo, non commettere Resta fuori dalla portata delle armi ed effettua azioni evasive finché non distruggo le postazioni antiaeree. Azioni So evasive da cosa devo panico. fare. Ci vediamo all'accampamento quando quelle torrette saranno sistemate. Don't tu. Joker, passa e chiude. Passa e chiude, passa e chiude. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Sali nel veicolo, diamo un'occhiatina eventualmente anche alla mappa. Dritti per dritti. Ok, sicurezza, sicurezza. Qualcosina. E accampamento salariale. Vabbè, dritti per dritti. Io questa qua me la devo ancora. La devo un attimo Boom! Ma questi sono nemici, erano. Sai che. No, mi sa di no. Queste erano bestioline pacifiche. Scusate, scusate. Ho visto. Scusa, scusa, caro. Attenzione, non ti. Guarda, io ti sto cercando di evitare. Però se tu ti butti così. Guarda, guarda come sei buttato. Dai, ma si può lavorare così. Vabbè, facciamo il giro. Attenzione, si buttano, si buttano. Ce n'è rimasto uno, però, magari si riproduce. Da solo, Cioè, si riproduce da solo. Com'è giusto che sia. Cagano lì. Piano piano con sto macinino, ma sembravano. Mi ha parlato di torrette. Guarda questo, se non è una torre. Ehi, stai calmo. Chi è? Madonna, non si vede. Vedi che sono uguali alle torrette, ste bestie. Non è colpa mia. C'hanno una configurazione simile. Guarda, guarda. È uguale alla torretta. Attenzione. Aspetta, che però pure sto macinino. Dove sta?
Fate poco gli spiritosi là. Guarda quel abbiondo. Guarda come sgasiamo. Guarda come sgasiamo. È muto. Attenzione, impegniamo. Impegniamo di stile. Chi sta a sparare? Ma possiamo appiare? Mo sì, prima no. Possiamo appiare pure tutti sti. Facci su. Guarda come si muove lo stile. Va bene. Allora, occhio, perché il macinino lo stiamo a rompere piano piano piano, mo, ridendo, scherzando ed esplodendo, però. Grazie a Lady Cioco per i 13 mesozzi, grazie Lady Cioco, grazie mille per i 13 mesi. Non c'è, lascia fare che ci sta. Boom, scusi, però c'era la barriera che fa un botta dalla distanza. Mi sa che dovevamo scendere dal macinino per ripararlo, no? E fatemi controllare perché non mi ricordo. Sale nel veicolo. Biondo! Non così. Sali nel veicolo, va. No, non mi ricordo come cazzo di ripararlo. Mi ricordo un triangolo abusivo, ma. No, premendo. Cioè triangolo Y in realtà non è. E levate. Beh, se vi viene in mente a voi, suggerite qua. Botta dalla distanza, ma lisciata da panico. Perché se no ci esplode sto macchina. Chi è che fa il furbo? È dalla distanza? Sì, è dalla distanza. Farci vostro. Se poi non puoi neanche evitarli perché ha la guidabilità di un catamarano sto coso. Guarda i get come si insinua. Senta un po', io posso andare avanti o nel mentre qua posso fare una perlustratina? Vediamo. Per sapere, magari c'è qualcosa da recuperare. Vedi. Mamma mia, poco st'arma. Li squagliamo male. Non so dove stava. Grazie Bilibilli, grazie per i 13, grazie mille. Grazie per la resub. Ok. E recuperiamo tutto nel mentre. Come detto, non l'ho visto tu. A chi è stata sparata? Scusate. È stata sparata tra di voi, no? Madonna, ma quello è. No, vedevo che. Cazzo di bagarozzo. Ma questi li dovete via voi perché io sono un'ora e mezza a tirare. Esploso qualcosa. Attenzione. Finiti? Scusi, io non riesco a ammirarlo. Me l'avete ammazzato voi, bravi. Perché sennò. Decrittazione difficile, attenzione. Bravo. Nient'altro? Apparentemente no. E anche perché è tornata la mappa, quindi significa che i get non ci sono più in giro. Saluto chi va. Bonsoir. Appure noi non facciamo tardissimo stasera, che come detto. E come detto, il trailer di Battlefield lo devo rivedere meglio domani con calma, se riesco. Spero di sì. E comunque nessuno mi ha detto come si è riparato macinino. Lo dovete ricordare, che c'è la memoria guardata. Madonna, attenzione. Questo un colpo ha sparato, ma l'ha sparato con cattiveria. Guardali là che stronzi. Damo se no di là dovete ridare, perché se no. Però sta torrettina qua. Scusa.
parte che l'avevo preso in pieno questo sponsorino, eh? Se vogliamo dirla tutta. Allora, aspetta un attimo, perché qua abbiamo due strade. Questa a destra è un vicolo cieco, quindi vado prima a vedere. Magari c'è qualcosa da recuperare. Magari anche no. Dovrebbe essere un vicolo cieco. In basso a sinistra non si vede che ci sono danni al vetro. Io vedo un 52. Pensavo il 52 che leggevo lì era danno prepotente subito. Vedi, 52. Non ho capito. No, forse no, effettivamente. La barra. Meglio così. Scusa. C'è niente da recuperare qua. Ma dove stiamo andando? Scusa, che era... Ah, non era chiusa. C'era comunque la stradina. Ecco il nostro bersaglio, comandante. Allora aspetta, scusa. Questi comunque cerchiamo di eliminarli con stile. Che non è che ce li lasciamo, eh. No, ho provato con Y, non fu un'onzia, quindi forse credo che sia perché sta messo... Boom! Bene. Andiamo? Bravi tutti. Seguitemi, cari, seguitemi. Guarda come sta, vedi, con la tutina nuova. Questa è la tutina che si mette quando fai aerobica. Oh, mortaccio. Da quando abbiamo messo comunque il fucile che sciocca male. Tanta roba, aspetta. Un pochino di barriera, magari ce la buca. Ma è fucile che fa la differenza. Vai, che lo prendo alle spalle. Non ci spariamo tra di noi. Dove sta? Quello stava da sparare a voi. A spalle. Giusto per far finta che abbiamo dei poteri. Satan. Artista della deformazione. Una cosa. Non funziona niente. Violiamo. Va almeno qualche soddisfazione. Possiedi 252 oggetti. Una volta raggiunto il limite massimo di 300, dovrai ridurre a materiali di scarto tutti i nuovi oggetti trovati. Vendi o smantella in anticipo alcuni oggetti. Un'altra 50 ne possiamo dire. Perimetro sotto controllo. Rilevo che la griglia è inattiva, comandante. Mi avvicino alla base dei Salarian. Passo e chiudo. Va bene. Al tuo ordine sarò pronto a muovermi, comandante Shepard. Posso. Porte veicolo aperte. Ah, ok. Pensavo di averle già aperte. Grazie a Lose Yourself per i 5 mesozzi di Resub. Grazie, Lose Yourself. E grazie mille anche a Tazum per i 24. Buon doppio anniversario, Tazum. Grazie mille per questi 2 anni. 2 candeline estremamente sportive già. Gracias. Abbiamo aperto sti portoncini? Ok, tutto a posto. Grazie anche a Checco per i 14. Grazie Checco, ben ritrovato. Almeno nel dolore anche io metto questo cervicale, non c'è. Andremo tutti quanti a giocare a bocce. Guardalo lì con la norma. Con gli anziani che saranno più performanti di noi a giocare a bocce, naturalmente, perché loro... Boom! Non ce l'hanno. E stessa cosa anche qui, apparentemente. Di nuovo sì, dobbiamo scendere. Mica ci aprono i cancelli così a gratis. Una cosa in Formula 1. Chiedi. Già hai chiesto. Chiedi direttamente e hai risolto. Vati. Headshottalo. Che poi con sto fucile mi sembra quasi anche di essere un pochino più preciso, per il semplice fatto che credo che abbia un po' meno rinculo dell'altro che avevamo. Ho capito che stiamo vicini al limite di oggetti, però tu intanto accumula. Poi pure là ci... Orco 2.
sei scivolato? A posto. Ci vorrà. Allora, come sono inquietanti questi che ti corrono incontro. Ci vorrà un po' di tempo per risistemare l'inventario, eh. 300 oggetti, che cazzo. Vabbè, o mi preparo i miei, do qualcosa agli alleati principali, il resto butto, vendo. Bene, ora nulla ci impedirà di raggiungere il campo base Salarian. Cattivi, cattivi. Andiamo al campo base Salarian, eh? Corri, Shepard, corri. C'è pure la tutina aerobica, se non corri mo, non è così, è gratis. Guardalo come busta, guardalo come busta. Vabbè, comunque, oh, nella descrizione dicevano che non era un buon posto per fare basi, però per carità, ci puoi fare un villaggio turistico, ma più di questo, insomma. Comandante, la Normandy è atterrata al campo base, ma sembra che non potremo più decollare. Il capitano Salarian ti spiegherà tutto quando arriverai qui. Va bene. Non è successo niente, state calmi. Dove si va? Qui? Sì, apparentemente sì. Affonda, affonda, arriviamo con stile. Ecco il campo base. Eccoci. E adesso cosa dovremmo fare? Allora, niente. Almeno finché non troveremo un piano. Che sta succedendo? Dimmi tutto qui. In sintesi. Qual è la situazione? Sono il capitano Kirray, squadra speciale, 3° reggimento infiltratori. Siete appena atterrati in una zona altamente pericolosa. Tutte le batterie contraeree nel raggio di 10 km sanno che siete qui. Scusa. Grandioso. E adesso? Niente. Aspettiamo che il consiglio ci mandi i rinforzi che abbiamo chiesto. Siamo noi i rinforzi. Cosa? Tutto qui. Avevo detto al consiglio di mandarci una flotta. Guarda, c'è sta l'implacabile, la flotta. Che cazzo ci devi fare con la flotta? Non siamo riusciti a decifrare la vostra trasmissione. Ci hanno mandato qui a investigare. Proprio quello che abbiamo fatto anche noi. Ho perso la metà dei miei uomini investigando in questo posto. E che cosa avete scoperto? La base operativa di Saren. Ha creato una struttura di ricerca, ma brulica di ghette ed è molto ben difesa. Vabbè, chiediamo prima. La ricerca sta conducendo. Sta utilizzando la struttura per creare un esercito di Krog. Com'è possibile? Pare che Saren abbia scoperto una cura per la genofagia. Perché la cura per questa genofagia è così importante? No, lo sappiamo. Era la soluzione al problema dei Krogan. Abbiamo introdotto la genofagia tra i Krogan dopo la loro insurrezione. Dovevo per salvare... impedirli di moltiplicarsi. Senza di essa, i Krogan si diffonderebbero rapidamente in tutta la galassia. E questi Krogan sono agli ordini di Saren. È quello che sta parlando è la razza che ha creato la genofagia. Quindi... I Ghet sono già un grosso problema. Ma un esercito di Krogan sarebbe quasi inarrestabile. Esattamente. Dobbiamo distruggere la struttura e tutti i segreti che custodisce. Distruggerli? Non credo proprio. La nostra gente sta morendo. Questa cura potrebbe salvarli tutti. Se la cura esce da questo pianeta, i Krogan diventeranno inarrestabili. Non possiamo commettere di nuovo lo stesso errore. Noi non siamo un errore. Non mi ricordo... Cioè, mi ricordo... Lui sarà un problema? Abbiamo già abbastanza Krogan scatenati a cui badare. Non preoccuparti, capitano. Mi preoccupo Rex e come? Sta con noi. È solo per questo che sono ancora vivo. Vai a parlare con il Krogan. Io e i miei uomini abbiamo bisogno di un po' di tempo per escogitare un nuovo piano offensivo. Nel frattempo, rivolgiti al comandante Rentula se hai bisogno di rifornimenti. È in una delle tende qui vicino. Signore, pare che la situazione sia abbastanza critica. Già, ma è soprattutto Vrex a preoccuparmi. Sembra sul punto di esplodere. Pensi che dovrei parlargli? Di certo non farebbe male. Beh, forse sì. Misura bene le parole. Vrex non mi preoccupa. Lo rimetterò in riga. Se lo dici tu. Ma continuerò a tenerlo d'occhio se non hai nulla in contrario. Signori, spero di cuore di riuscire a fare quello che era capitato nella mia prima partita all'epoca di Mass Effect. Allora,
Vabbè, adesso abbiamo appunto... Parla con Rex. Aspetta, com'è? E cerca di calmarlo. È necessario? Con quale... Ah, è proprio lui, è proprio lui. Lo spero. Lo spero perché... Come detto, la prima volta che lo giocai... Una bella run. Non è giusto, Shepard. Se esiste una cura per la genofagia, non possiamo distruggerla. Calmati, Rex. Andiamo. Qui il nemico non grazie, sono... Grazie, Simba. Grazie Dovresti per i 50. Dovresti prendertela con Saren, invece. Attenzione. Davvero? Saren ha creato una cura per la mia gente, ma tu vuoi distruggerla. Devi aiutarmi a capire, Shepard. Sono confuso. Ormai non riesco più a distinguere gli amici dai nemici. I tuoi sentimenti personali non mi interessano. La base deve essere distrutta. Bada come parli, Shepard. Ti ho seguito solo perché mi ero stufato di combattere per denaro. Se non sai darmi un motivo valido per distruggere le speranze della mia gente, allora con te ho chiuso. Obbedisci ai miei ordini e torna al tuo posto, punto e basta. Oh, capisco. Ma è così che mi tratti dopo tutto questo tempo. Come puoi non capire cosa significa per noi Krogan? La base non deve essere distrutta. Non te lo permetterò. A Saren non interessano quei Krogan, sono strumenti, fantocci. Quando non saprà più che farsene, non esiterà a sterminarli. Puoi lasciarli in queste condizioni? Strumenti del consiglio. Per ringraziarci di aver spazzato via i Rachni, decisero di sterilizzarci tutti. Saren non sarà altrettanto generoso. Vogliamo la testata. D'accordo, Shepard. Forse hai ragione. Per me è una scelta difficile, ma credo che continuerò a fidarmi di te. Solo una cosa, però. Quando troveremo Saren, voglio la sua testa. Implacabile. Allora, in realtà, perché vi dicevo della testata, non so se sbaglio, però all'epoca è stato comunque così, cioè uno scontro aggressivo tra i due, sempre pistole puntate, sempre a questo punto e sempre con la cattiveria, perché comunque abbiamo usato il tratto da rinnegato, però per fargli capire che effettivamente li stava usando come strumenti, non per cattiveria contro Rex, ma per fargli capire che per l'appunto Saren vuole curare la genofagia non perché è bravo e ci tiene Krogan, perché appunto li vuole sfruttare a suo favore, quindi semplicemente per quello. E mi ricordo una testata tra i due di rispetto, perché la testata per i... Però non lo so, magari ci sarà un altro momento. Però come detto, implacabile, ma c'è il rispetto tra noi e Rex. Rex, i Krogan sono il mio amico preferito, perché poi incontreremo tanti altri Krogan, insomma. Se dobbiamo farlo, facciamolo subito. Noi dentro siamo Krogan, signori, dentro siamo Krogan. Grazie a Mattia De King per i 5 mesozzi, grazie Mattia, e ad Alex Berra per i 21, grazie Alex. Ah, mi dispiace Alex. Ci sono ti sono vicino Alex, un abbraccione, grazie per il supporto e dai, fate forza, dai. E quindi aspettate adesso cosa? Strada trasmissione, missioni. Preparati per l'assalto. Una cosa, ok. Salvatina. Sì, no, Samba era così. Cambiava esteticamente il personaggio. Me lo ricordo anche io. Non so se capiterà più avanti, perché al momento non è cambiato. Effettivamente vedremo se più avanti cambierà qualcosa. Allora, credo che possiamo andare a parlare con lui, però nel mentre vediamo che dicono pure questi altri che... Vabbè, ottimo lavoro, Rex. Temevo che nulla potesse... Ma noi siamo implacabili. Non sarà una battaglia facile, ma noi siamo pronti. Garrus, a posto. Non ho mai pensato che i Salarian fossero bravi a combattere, ma questi soldati sembrano ben addestrati.
E direi che possiamo parlare con il soggettone. Intanto proprio una tempesta tropicale lì dietro la Normandy proprio. Aspetta che aveva parlato anche di rifornimenti. Posso... non sono questi i rifornimenti, no? Vabbè. Raramente un Krogan accetta di sentire ragioni. Il tuo comando ispira una lealtà davvero eccezionale. Vedi, è quello che è la lealtà proprio. Quella. Un Krogan che mostra di saper ragionare. Molto strano. Vabbè, questi sono un po' così. Cioè, questi hanno una... è una razza che... la puzza sotto il naso. E allora, soldato, salve. No, forse sta là sotto quello che... guarda, dai, com'è prepotente Rex, su via. Liara? Il modo in cui sei riuscito a calmare il Krogan è davvero lodevole. Tutto bene. Sono stupito che tu abbia saputo far ragionare un Krogan. Ma tutti siete stupiti, ma Rex è amico nostro. Ma che cazzo ne sapete voi? Decriptazione, abilità insufficiente. La decriptazione è proprio zero. Noi siamo ignoranti in ambito di decriptazione come pochi. Vabbè, fatemi vedere un attimo una cosa per... ho capito che abbiamo un milione di robe, ma... e che cos'è? Fatemi vedere un attimino la... ah, questa è uguale, quindi questa possiamo darla a qualcuno. Oddio, andiamo. Questo pure è abbastanza aggressivo. Devo dire la verità. Allora, facciamo una cosa. Beh, questi fanno cacare al pischellino, quindi qualcosina. Se segno come scarto, e questo pure, per dire, Omnigel. Converti tutti gli scarti. Ok, volevo capire sta cosa. Ne tolgo un pochino perché va bene che alcuni li diamo agli altri, ma ce n'abbiamo veramente una marea. Sarebbe una buona cosa anche venderli. Infatti non vorrei distruggere tutto, diciamo così. Però, insomma, mi piacerebbe anche che ce li mettesse in ordine di prepotenza invece di metterli così random. Però pure questi ne abbiamo 600 scimitar. Ok, noi comunque siamo armati bene, però cerco comunque di vedere quelle un po' più intriganti. Faccio un po' di pulizia perché sennò questa la lascio magari a qualcuno, può andare bene. Questo qua è quello che abbiamo. Allora facciamo che... no, ho sbagliato. Andiamo. Dai, Shep, fammi cambiare pure quelli degli altri. Mo ho venduto qualcosa, però. Venduto, in realtà no. Trasformato in Omnigel, poi per venderli. Grazie per aver parlato con il Krogan. Don't worry. L'assalto contro la base di Saren sarà già abbastanza difficile. Senti, ma il piano quindi ce l'hai. Presumo che tu abbia già un piano. Va bene. Più o meno. Possiamo convertire il motore della nostra nave in un ordigno da 20 kilotoni. Un metodo rozzo, ma efficace. Ottimo! Lo lanceremo dall'orbita e tanti saluti a quel bastardo di Saren. Purtroppo, le fortificazioni della struttura sono molto solide. Dovremo posizionare la bomba in un luogo preciso. Dove? Dove dovremmo posizionarla? E come facciamo a spostarla fin laggiù? La bomba deve essere posizionata all'estremità opposta della struttura. La vostra nave può sganciarla, ma prima dovremo infiltrarci nella base, disattivare la contraerea e neutralizzare le forze terrestri. Dovremmo avanzare a piedi. Non abbiamo abbastanza uomini. Mazzate, sì. Bene, io sono sempre per gli approcci diretti. Bravi. Non sarà così facile comunque. Vedi che siamo Krogan dentro. Non abbiamo abbastanza uomini per poter tentare un assalto frontale. Basta, Shepard. Dividerò i miei uomini in tre squadre. Rex. Attaccheremo la parte frontale della struttura. Garrus. Mentre li teniamo occupati, guiderai la tua squadra Shadow nel retro della struttura. Va bene. Spero solo che riuscirete a sopravvivere abbastanza a lungo. Non credo. Siamo più forti di quanto sembra, comandante. Ma hai ragione. Molti di noi non torneranno indietro. E ciò rende ancora più difficile chiederti questa cosa. Mi serve uno dei tuoi uomini.
Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a coordinare le squadre. No. Non mi piace mettere i miei uomini agli ordini di qualcun altro. No. Capisco. A meno che non è uno questa missione è troppo importante per tener conto di preferenze personali. Ha ragione, comandante. Grazie, Ivan. Le due squadre non grazie operano per i 34. Non ce la faremo. Mi offro volontario. Non così in fretta, tenente. Il comandante Shepard avrà bisogno di te per armare la testata. Andrò io con i Salarian. Con il dovuto rispetto, artigliere capo, non sta a te decidere. Perché ogni volta che qualcuno dice con il dovuto rispetto, in realtà vuol dire vai a farti fottere? Allora. Prima di tutto, posso dire prima datevi un contegno e poi li mando a cagare? Non lo so. Vabbè, prendi leva. Williams, accompagnerai tu il capitano. E niente atti di eroismo, capito? Agli ordini, comandante. Farò caricare l'arma sulla Normandy e istruirò l'equipaggio sulla sequenza di detonazione. Hai qualche domanda, comandante? Qui mi ricordo, però va bene. Allora, giusto se c'è qualcosa in più. Vorrei saperne di più sulla bomba. È affidabile? Dipende da chi l'arma, ma sono sicuro che funzionerà a dovere. È quasi impossibile danneggiare il motore dall'esterno. Una volta armato, quasi nulla può fermare il conto alla rovescia. Non dobbiamo far altro che posizionarlo e armarlo prima che i Getter riescano a fermarci. Vai. Facciamolo. Eccellente. Ora, scusami, devo preparare i miei uomini. Bene, ci siamo. Non combinare guai mentre sono via, tenente. E neanche tu, comandante. Ce la caveremo, tranquilla. Sì, volevo solo... Anche qui qualcosa mi sto ricordando. È una situazione molto delicata. Tieni gli occhi aperti e preparati al peggio. Certo, comandante. Speriamo di riuscirla a fare... Sapete tutti cosa c'è in gioco con questa missione. Io mi fido ciecamente di ognuno di voi. Dico. Ma mi è giunta voce di un certo malcontento. Sappiate, cioè del malcontento. Condivido la vostra preoccupazione. Siamo addestrati per operazioni di spionaggio. Se le nostre gesta fossero rese pubbliche, diventeremmo delle leggende. Ma noi non combattiamo per la gloria. Ricordiamo i nostri eroi. Passo Silente, che sconfisse una nazione con un solo colpo. Non faccia per favore l'elenco. Sempre allerta. E mise alle strette interi eserciti con informazioni grazie, segrete. Grazie, Mare, grazie per i 30. Questi autentici giganti sembrano non esserci di conforto. Ma noi ora siamo anche più di loro. Prima della rete c'era la flotta. Prima della diplomazia c'erano i soldati. La nostra influenza ha fermato Iracli, ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza ha fermato i Krogan, ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza fermerà Sani. Nella battaglia odierna noi reggeremo il colpo. Fanno tutto loro. Buona fortuna, comandante. Spero che ci incontreremo ancora. Se non ci incontriamo, spero che sia per colpa tua. Rex. Garrus. Secca, secca. Squadra secca. Prova, prova. Mi ricevi, comandante? Dai, andiamo, biondo. Benissimo, andiamo. Bene, iniziamo il nostro assalto. Cercheremo di arrivare fino alle armi antiaeree, ma forse toccherà a voi finire il lavoro. Ah, comandante, se scopri un modo per superare le loro difese, ci faresti sicuramente un favore. Vabbè, siete dei salami. Allora, un attimo, signori, perché un po' di roba ai nostri alleati la vorrei dare, perché altrimenti così almeno loro stanno già parati un pochino. Protezione tecnobiotica fa cagare questa. Scudi però sono più alti, quindi comunque gli scudi li darei... da supporto. Allora Avenger. Facciamo una cosa, aspetta. Lui c'ha lo tsunami. Beh, c'è il crossfire che è meglio. Poi vediamo se ce n'è altro ancora meglio. Intanto per mo. Capacità di dissipazione è un po' una merda. Però questo fa parecchi dannucci. Il fucile a impulsi. Infatti che la dissipazione non vorrei si fermasse. Guarda, facciamo. Che questo lo diamo a Garrus, il fucile a impulsi. Che Garrus comunque non si tiene un po' più indietro.
Quindi magari non va a testa bassa come il Krogan e quindi si trova meno in difficoltà per quanto riguarda il surriscaldamento. Questo qui stessa cosa a sto punto. Se c'è qualcosa di meglio ben venga. 197, 70, questo ci può stare. La katana un pochino di prepotenza in più ce l'ha. Questa va bene, la dissipazione, ma per il resto un po' meno. Andiamo anche con il buon... Allora, vediamo qua. 220. Questo è molto meglio. Ogni tanto ci sta anche da spippolare un pochino qua, signori. Allora, la pistola. Vediamo se c'è qualcosa che... 319, vabbè, ci sta. Abbiamo due di quelle. Certo, dissipazione, precisione. Beh, la do pure a lui, va. Facciamo così. Poi andiamo con il cecchinazzo. Il cecchinazzo magari preferiamo Garrus, che di base dovrebbe essere cecchino. Quindi magari diamo quello fatto un po' meglio a lui. Capacità di dissipazione, ok. Però 190 di danno è meglio, perché colpo sciottoso ci sta. Ok, quindi andiamo da 56, 58. La precisione, insomma. Vabbè, diamogli questo, va. Perfetto, andiamo con questo qui. No, qualche armatura migliore per lui ce l'abbiamo? No, quindi queste che sono corazze medie per i Krogan le possiamo togliere, che tanto non ci fa niente. E questo, ecco, allora. Grazie Vale, grazie per i 23. No, con Rex non si può fare. Sì, non credo. Non credo ci stia, però ci prenderebbe a badilate sui denti. Allora, questo lo mettiamo. Il factotum per il momento lo possiamo dare solo a lui, ma comunque questi altri fanno cacare. Soprattutto questi. Quindi li togliamo. E va bene così. Va bene così. Non so se li possiamo anche livellare. Noi abbiamo 18 punti da dare. Vediamo un pochino. Allora, fucili d'assalto, fucili di precisione. Allora, andiamo un po' con i fucili di precisione per quanto riguarda Garrus. No, vai di precisione, Garrus. Vai di prepotenza. Corazza tattica. Quasi barriera, lancio, guerriero Krogan, corazza da battaglia. Un po' d'estasi, va. Ok. Va bene. Salviamo adesso che abbiamo fatto tutte queste modifiche, sennò dobbiamo rifare da capo. E in linea teorica ci dobbiamo fare torre comunicazioni. Se riusciamo ad andare anche alla torre comunicazioni. Shadow è a terra, ripeto. Shadow è a terra. Allora, capo Williams, tutto... o squadra Egor. Squadra Mannovai, Geto, muoversi. Diamoci da fare. Qua mi sa che ci vuole un po' di cecchinaggio. Ci sono delle torrette a lungo raggio che assistono il bersaglio gate. Lontani. Dannato. Guarda come si proteggono. Aspettate, andiamo. Però sta usando il cecchino. Vedi come usa il cecchino Garrus. Bravissimo Garrus. Pure noi usiamo il cecchino, eh. Mica stiamo qua a pettinare bambole. Sì, lo usiamo maggiormente, credo, con precisione noi, perché... Okay. Abbiamo tirato fuori che è Starma. Oh, questi che ti vengono incontro sono veramente rompicoglioni, eh. Comunicazioni get interrotte. Naturalmente anche fare questo è cosa buona e giusta.
Ok. Dove si vede quanti punti hai esattamente sotto? Come 261? Ma stiamo sempre allo stesso punto. Non li avevamo smontati. Scusate. E sotto la camera. Per quello vi dico io quanti punti hanno. Perché effettivamente non si vede dalla camera. Cioè dalla camera, dalla live. Perché per l'appunto c'è la webcam. Possiamo fare il giro anche da qua? Credo di sì. Qualcosa ha mandato in tilt i loro sistemi di puntamento. Abbiamo fatto centro. Piano. Capo Williams, dai una mano a mano, vai. Perché sta mappettina è bambole veramente qua? Madonna, è rimasto impilato questo? Salve, carissimo. Mazza se resistono queste torrette del merda. Usano degli attacchi satellitari. Ceto, attenzione ai centri di comunicazione. Williams, vedi qualcosa? Questo fa un po' cagare contro le torrette apparentemente. Quell'altra l'avete scassata? Vedi sì. Stavo andando giusti? Sì. Vabbè, a parte che c'è il simboletto del... dell'obiettivo, però... Aspetta che se mi metto qua vedo io, no? Passata intanto quello che magari ho becchi di striscio. Soldato Krogan, come detto, il Krogan che aveva assunto. C'è pure che il Krogan è proprio più cazzuto, giovane. Non potete niente contro il nostro Rex. È un amico. Medigel, va bene. E dovremmo disattivare anche qui qualcosina qualora la trovassi eventualmente, credo, no? Ma la devo scassare così. Ah, ok, non pensavo di doverci andare. Grazie Iarelli, grazie per i 32, grazie mille. Allora, ci dà sempre un obiettivo qua, ma onestamente non riesco bene a capire. Perché non ce l'ha cancellato, quindi significa che ci sta ancora. Ma io da qua precisamente me ne vado, sì. Allora... Ma non ho capito se non... Cioè... Sì, ha funzionato, ma magari non... è impallato? Perché rimane quel cazzo di punto esclamativo là. Di solito dovrebbe metterci una barra sopra. Di solito. Velivoli diretti alle stazioni perimetrali per la ricarica. Ripariamoci prima del loro ritorno. Aspetta un po', se vi serve una mano. Ha distrutto la gap. Vieni fuori, dai. Mi fa perdere tempo. Guarda come è decentrato il colpo. Che cos'è? Si può lavorare con questa precisione? Vabbè, immagino che comunque li becco pure da qua, insomma. Cecchinalo. Che fa? Sfugge? Dove vai, biondo? La spina dorsale. Allora, aspetta un attimo che... barrierina. Allora, lì andiamo in questa zona che è un...
vicolo cieco, quindi a questo punto andrei verso il vicolo cieco semplicemente per eliminare quelli rimasti. Basta. Sono cattivi Krogan. Posto? È scappato, che state a vedere? Va bene, prendiamo quello che possiamo prendere, poi scassiamo altre cose. Qua si scende per andare in piscinetta. Qualcosa da recuperare di strategico? No, solo per bagnarci i piedi, va bene, ci stavo adesso. Bene, bene, stiamo cercando di fare, insomma, le nostre cose. Anche qua credo che possiamo... Aspetta che è stanco, Shepard. Qualcosa riusciamo a fare. Bene, via tutto, poi vediamo. Da qua riesco a cecchinare qualcuno? Vediamo un po'. Ok, direi di sì, dai. Anche a fiducia. Non so se piattaforma di rifornimento. Andiamo prima alla piattaforma di rifornimento, perché tanto si ricollega anche dall'altro lato, quindi è sempre bene ripulire tutte queste zone. Farci loro. Diamo una mano anche agli altri. Delivery get distrutti. Perfetto. Pure questi abbiamo scassati tutti. No, posto. Pronti, vai. Però sto Shepard un attimo di stanchezza, un attimo tanta di stanchezza. Disturbato, quindi attenzione che ci saranno un sacco di... La minaccia aerea non si è concretizzata. Forse Shadow ti sta dando una mano. Perché secondo che... No, va bene ancora questo, però un po' di barrierina ed eventualmente anche potenziamento scudo, perché andiamo a testa bassa adesso, no? Oddio, a testa bassa contro i Krogan non è mai una scelta magari un po' oculata, ma che fai, ce provi. Ok. Qua gli ingressi sono... Questo non dove vai? Ingresso struttura. Ingresso struttura uguale. Vabbè, allora andiamo a questo. La squadra Shadow deve essere vicina alla meta. Resistiamo, uomini. Resistiamo. Ma tanto siamo abbastanza... negati, un sacco di vite. 30.000 soldoni. Aspetta che c'è sta pure là. Devo andare là sotto. Permesso, se puoi. Arriva Shepard. Abbiamo accesso ai sistemi di sicurezza della base. Dovrei riuscire a disattivare gli allarmi. Forse potrei persino... Grazie, Dami K. Grazie per i 9. Io toglierò di mezzo le guardie, ma non so se le squadre Salaria riusciranno a fare altrettanto. Williams saprà cavarsela. Riduce al minimo la presenza di guardie nella base. Spero che siano preparati. Esteticamente non so, onestamente. Esteticamente non so. Rinnegato più 9, onesto, severo ma giusto. Caccia ermitrino qua, che famo piazza pulita.
dubbio facciamo esplodere tutto. Sta a fa giro tondo. Sì, sta ma a fa giro tondo. Guarda, 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 guarda. Juggernaut. Ci sua te. Ci può essere utile in qualcosa sto baracchino? Pare di no. Ok. Sì signori, ma senza spoilerare, fatevi. Figazzi vostri. Dubbio. Dovevo andare da quel lato? Ma scusi, Ci dica. Dov'era il pertugino? Ah, qua la porta. Madonna, chi cazzo aveva visto? Allora, intanto decrittiamo. Qualche altra cosa da hackerare a gratis? Apparentemente no. Ehi, c'è qualcuno là fuori? Sì, sì. Però non posso scendere da qua, te lo dico. Dovremmo fare il giro eventualmente. Un po' complicato. Indottrinato, sta scritto quindi. Guarda come li indottrinano. Pure io li indottrino. Il capitano è stato preso sul fianco. Egor, informazione con Geto. Dobbiamo guadagnare tempo. Ok. Disattiva allarmi. Quindi la porta poi li apriamo. Allora un attimo, perché a livello di mappa abbiamo qui alle celle di detenzione, al laboratorio e ai laboratori. Vabbè, quindi andiamo prima qua, che celle di detenzione dovrebbe essere quei poracci che abbiamo visto. Mi serve una mano? Sei un get. Non indossi una tenuta da laboratorio. Hai visto già qualcosa? Qui penso di poter essere felice di vederti. Tenente Ganto Ibnes del 3° reggimento infiltratori, catturato durante una ricognizione. Presumo che sia arrivata la flotta che distruggerà la base, vero? Guarda. Qui sono tutti indottrinati. Tu potresti essere agli ordini di Saren. Tutta la mia squadra è stata alterata. Io sono stato risparmiato per essere studiato. Ho ancora la mia mente, anche se non so se sia un bene. Ho visto brave persone ridotte a gusci vuoti senza mente. Non è rimasto nulla della loro personalità. Si vede. Altri sono morti durante gli esperimenti. Sono stati più fortunati. Sai qualcosa degli esperimenti che stavano portando avanti? Studiavano l'indottrinamento, sintomi, progressi. Saren conduce esperimenti sulla sua stessa gente. Ma non credo che se ne renda interamente conto. Non so molto altro. Ho soltanto visto cosa è successo agli altri. Sono diventati dei gusci vuoti. Io non voglio finire così. Ti prego. Fammi uscire. Ormai l'esperimento l'ha fatto. Questo poi diventa rincoglionito dopo. Chi mi assicura che se ti faccio uscire mi assalirai? Direi che è ovvio che non sono pazzo come gli altri. Lo so. Lasciami uscire di qui, non ti darò alcuna noia. Guarda, è troppo rischioso. Mi spiace, non posso correre il rischio. La cella resta chiusa. No, non lasciarmi qui. Ti prego. Magari a te attecchisce dopo, tra qualche giorno. No. Sono come delle scatole vuote. Non è così che si tratta un prigioniero. Lo si può uccidere, certo, ma non ridurlo così. Allora, come ha detto Garrus, perché c'è comunque un rispetto del prigioniero, andiamo. Voglio morire che vivere così. Non potrei essere più d'accordo, Shepard. Non c'è altro da fare. Ci capiamo, Covrex. Severo ma giusto, Severo ma giusto. Rex è un filosofo. Lo prendono per scemo, ma in realtà... E questo? Ma scusa, o a tutti o a nessuno, no? A sto punto.
Grazie a Wanna's Gap, grazie per i 16. Ti prego, non mi lasciare qui. Non voglio finire come gli altri. Ho visto che cosa gli hanno fatto quegli esperimenti. No, lascia perdere. Chi mi assicura che se ti faccio uscire non mi assalirei? Direi che è ovvio che non sono pazzo come gli altri. Lasciami uscire di qui, non ti darò alcuna noia. Mi spiace, non posso correre il rischio. La cella resta chiusa. No, non lasciarmi qui. Ti prego. Dai, dai, che te la caverai. Tutto a posto, arrivederci. Non mai questi. Questi giovani qua. Va bene, Shepardino. Plegabili. Andiamo, va. Allora, qui si prosegue con una salvatina, naturalmente. Tac. Allora, possiamo andare sia qui che da questa strada, in realtà. Mi sa che vanno tutti e due verso i laboratori. Qua forse li fai a piedi. E là con l'ascensore. Facciamoli a piedi, fanno un po' di attività. Ah no, altre celle ci stanno di detenzione. Ho fatto bene a passare qua allora, forse. Se funziona. E voi? Ma questi non li eliminiamo? Abbiamo... Che vuoi? Ti ho detto tutto quello che sapevo. Io... Chi sei tu? Sei dell'Alleanza, eh? Sapevo che qualcuno sarebbe arrivato. Piano piano. Hanno provato a spezzarmi, ma non ce l'hanno fatta. Li ho sconfitti. Nessuno andrà da nessuna parte se non avrò delle risposte. Soldato semplice Meno Savot del 3° reggimento infiltratori, signore. Catturato 6 giorni fa durante una ricognizione. Sono felice di vederla, signore. Questi bastardi non mi hanno fatto nemmeno una domanda. Solo mormorie, botte e tagli. Avrei detto qualsiasi cosa pur di uscire di qui e vendicarmi. Non è chiedere troppo sperare in un po' di vendetta, vero? Che cosa ti hanno fatto, soldato? Esperimenti, ma non so per quale motivo. Gli effetti di un mormorio incessante sul mio cervello, forse. Chissà, io voglio uscire e basta. Qui c'è qualcosa che non va, Shepard. Lascia perdere. Non è previsto nella nostra missione. No, non è previsto. No, io devo uscire. Questa stanza è piccola e parla, parla e parla. Voglio uscire di qui e mettermi al lavoro e fare qualcosa. Devo uscire. Fatemi uscire. Non posso correre un rischio del genere. Niente rischi. Non correre rischi. Devo fare quello che dice. Devo. Fammi uscire. Fammi uscire. Fammi uscire. Fammi uscire. Vabbè. Si è risolta da solo la situazione, no? Mi sembra di sì. Vabbè, Rex. Saren la pagherà per quello che ha fatto alla mia gente. Se è vero, ma è giusto. Gli esperimenti di Saren devono essere fermati. Ok, lui è un po' più pagato, diciamo così. Garrus è un po' più tranquillo. Rex però è un mito. Basta. Vabbè, questi in realtà sono sempre stati un po' più cervelloni che... Beh, cioè, a parte in questo caso che hanno perso il cervello. Però diciamo che è una razza un po' più cervellotica rispetto a magari i Krogan, che sono per l'appunto gente di cuore. Ma soprattutto i cattiveri. Qua appio tutto. Poi prima o poi troveremo anche qualcosa. Ma mi scusi. Scusi. Ma ci dovete aprire, no? Quindi qua stiamo chiusi. Ai laboratori, sì. Allora dobbiamo via l'ascensore, apparentemente, no? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Va bene. Vabbè, un pochino di roba a loro gliel'abbiamo data, perché giustamente stavano ancora in mutande praticamente. Aspetta un attimo. Sicurezza, manutenzione. Prendiamo l'ascensore. Via tutto. Ok, l'ascensore, proviamo con l'ascensore. Salve. Nel dubbio,
Perché questi comunque sono quelli che ci attaccavano, quindi magari indaghiamo. Ma no, povero Garrus. Attenziato. Madonna, è scivolato pure lui. Dottore, dica. Orti questi spara. Cerchiamo di risolverlo. C'è un pagamento a fusione. Allora, decrittazione semplice. Partiamo da questa. Oppela. Stiamo arrivando pericolosamente al limite della roba, però. Come fai a non raccogliere cose? Attività Get. Secondo questi documenti, Get stanno preparando un assalto su vasta scala. Che cazzo, fammi leggere. Scusa. Lo faccio a skippare a me il messaggio, no? Che fa? Mi skippa lei? Di qua? Se va. Di qua sì. È un pochino infognamento, cioè, implacabile Shepard. Anche come detto, quest'oggi abbiamo avuto una parte. Ecco, ci sono alcune parti che mi ricordo, come detto, questa chiacchierata con Rex che abbiamo fatto prima di arrivare qui. Mi ricordo. Non sparare! Voglio soltanto andarmene da qui prima che sia troppo tardi. Guarda, prima cosa, non ti credo. In questo posto tutti cercano di ammazzarmi. Ti sembro un soldato? Prevenuto. Sono una neurospecialista e non sono intenzionata a morire per il mio lavoro. O peggio, credi che l'indottrinamento riguardi solo i prigionieri? Prima o poi, Saren vorrà dissezionare anche il mio cervello. E vabbè, prima credevo che questa fosse una struttura di gestazione. No, stiamo studiando gli effetti della Sovereign sulle menti organiche. O almeno questo è quello che credevo. Saren ci ha tenuto all'oscuro di molti aspetti della cosa. Vuoi dire che l'hai aiutato senza saperne il perché? Non ero in grado di porre condizioni. 2007. Questo lavoro si è rivelato un po' più stabile di quanto mi aspettassi. Posso aiutarti, però. Questo ascensore dietro di me conduce al laboratorio privato di Saren. Posso farti entrare? E poi l'ammazziamo. Visto? Accesso totale. Tutti i file personali di Saren. Allora, posso andare? Che cosa studiate qui? Quella nave, la Sovereign, emette una specie di segnale. Non è rilevabile, ma è presente. Io ne ho visto gli effetti. Saren lo usa per influenzare i suoi seguaci, per tenerli sotto controllo. Si chiama indottrinamento. L'esposizione diretta al segnale ti trasforma in uno schiavo senza cervello, come i Salarian sottoposti ai test. Inoltre si verificano dei danni collaterali. Tipo? Che cosa intendi dire con danni collaterali? Il segnale della Sovereign è troppo potente. Se si resta vicino alla nave per troppo tempo, inizi a sentirlo. Una sorta di formicolio alla nuca. È come un bisbiglio che non riesci a sentire. Ti ritrovi a fare delle cose senza sapere il perché. Obbedisci e basta. Alla fine, smetti di pensare in modo autonomo. Succede a tutti nella struttura. Il primo soggetto dei miei test è stato il mio predecessore. E ora voglio solo andarmene, prima di subire il suo stesso destino. Perché Saren conduce queste ricerche? Non è lui a controllare tutto? Il segnale proviene dalla nave. Ci costringe a obbedire a Saren, ma non credo che lui possa controllarlo. Non esattamente. Penso che abbia paura di esserne affetto anche lui. L'indottrinamento è un processo subdolo. Solitamente quando gli effetti si palesano è già troppo tardi per porvi rimedio. Dimmi qualcosa di più di questo segnale. Segnale non è la parola più corretta. C'è una specie di campo energetico emanato dalla nave. Modifica i tracciati cerebrali. Con il passare del tempo, giorni, forse una settimana, indebolisce la tua volontà e diventi più facile da manipolare. Si tratta di una condizione degenerativa. C'è un equilibrio tra capacità di controllo e utilità. Minore è la libertà residua di un soggetto, minori sono le sue capacità. Va bene. Hai condotto brutali esperimenti su cavie incapaci di difendersi. Hai aiutato Saren. Non ti lascerò in vita. Ho soltanto eseguito degli ordini. Non avevo scelta.
Mi dispiace! Troppo tardi. Il fatto che ti dispiaccia non riporterà in vita le tue vittime. No! Guarda Garrus. Ok. Dai, Garrus, che pure tu la giustizia, cioè nel senso... La questione di giustizia, però... È complice. Bah, troppe robe, soprattutto anche inutili, immagino. Vabbè, fatemi fare una cosa un attimo, signori. Altra roba? Orco 2. Allora, vabbè, inizia a segnare. Converti tutti gli scarti? Ok, no, vabbè, mi devi segnare questo come scarto. Beh, obiettivamente pure... Facciamo una bella pulizia, va. Tanto comunque altre robe troveremo, quindi vai di Omnigel. Siamo ai prossimi. Questo vabbè poco, non saprei. Grazie a Media Krogan. Questo pure poi vediamo in realtà le corazze perché... Siamo ai Turian. Allora, questa è corazza leggera umano. Vabbè, umani ci sta qualcuno, ma tutto sommato è evitabile. Stessa cosa qui. Magari vediamo, dai. Vabbè, qua non c'è bisogno manco di cliccarle così, però va bene. Allora, ammazza, questa è prepotente. Però, per quanto faccia più danni la dissipazione... Oddio, sono curioso, però fucile impulsivo. È pure molto più preciso. Guarda, io provo... Al momento abbiamo il Kovaliov 8. Vi ricordate il Kovaliov? Ricordatevelo, segnatevelo, perché è molto molto buono. Però pure questo l'andrei a provare. Fucile impulsi. Uno più potenziamenti non possono essere trasferiti. Ah, perché non poteva avere potenziamenti, è vero questo. Ah, ne abbiamo pure due di Kovaliov qua. Vabbè, ce li teniamo. Raptor lo togliamo questo. Ok. Pompazza. Questo lo togliamo. Così. Un sacco di roba che effettivamente fa un po' cagare. Ok. Pistole, pure qua, insomma. Beh, le pistole forse... C'è più... Qualcosina... Vai. A posto, va bene. Sì, lo so, pure le mod ci abbiamo pieno l'inventario. Poi andremo a vedere pure quelle. Però magari me le controllo per non perdere troppo tempo adesso. Magari togliamo giusto un po' di armi, perché poi più ce n'hai e più effettivamente si fa confusione. Poi proviamo anche, come detto, questo qua nuovo, che per carità non ha i bonus, però comunque potrebbe essere discretamente aggressivo come fucilazzo. Noi siamo contro mano? Credo di sì. Pannello comandante, guarda qui, un'altra sonda, come quella su Eden Prime. Indagala, va.
stanza è rotta, però, apparentemente. Ok, vedremo se riusciremo a raccapezzarci. Tutto a posto. In questo posto non rimarrà niente. Severo, ma giusto. Ok. Ho la sensazione che stia per accadere qualcosa di brutto. Tu non sei Saren. No, che diavolo è? Una specie di interfaccia IV. Primitive creature di sangue e carne. Sfiorate la mia mente cieca nella vostra ignoranza. Incapaci di comprendere. No, non credo sia una IV. C'è un piano d'esistenza così superiore al vostro da risultare per voi inconcepibile. Io sono oltre la vostra comprensione. Io sono la Sovereign. La Sovereign non è una semplice nave dei razziatori trovata da Saren. È un razziatore. Razziatore? Un nome scelto dai Protean per dare un volto alla loro distruzione. Importa come decidano di chiamarci. Noi semplicemente siamo. I Protean sono scomparsi 50.000 anni fa. Tu non potevi essere presente, è impossibile. La vita organica è solo una mutazione genetica. Un errore. La vostra vita si misura in anni e decenni. Voi sfiorite e morite. Noi siamo eterni. Il pinnacolo dell'evoluzione e dell'esistenza. Dinanzi a noi siete nulla. La vostra estinzione è inevitabile. Noi siamo la fine di ogni cosa. Quale epicità, signori, mo. Qualunque sia il tuo piano, fallirà. Ci penserò io, di persona. Una sicurezza che nasce dall'ignoranza. Il ciclo non può essere spezzato. Ciclo? Quale ciclo? Il ciclo si è ripetuto più volte di quante tu possa immaginare. Civiltà organiche nascono, si evolvono, conquistano, e all'apice della loro gloria vengono annientate. I Protean non sono stati i primi. Non hanno creato loro la cittadella. Non hanno realizzato i portali galattici. Li hanno semplicemente trovati. Eredità della mia specie. Ah, addirittura. Vabbè, qua chiediamo. Perché avreste creato i portali galattici per poi lasciarli a disposizione di altre specie? La tua civiltà si basa sulla tecnologia dei portali galattici, che deriva direttamente da noi. Utilizzandola, la tua società si sviluppa lungo binari da noi prefissati. Noi portiamo l'ordine nel caos dell'evoluzione organica. Voi esistete solo perché ve lo permettiamo. E vi estinguerete perché lo esigiamo. Si prendono gioco di noi. Sono qui per spazzarci via. Allora, io chiederei un po' tutto. Cioè, spero che una non escluda l'altra. Per sapere... Da dove provieni? Chi ti ha realizzato? Noi non abbiamo inizio. Non abbiamo fine. Noi siamo infiniti. Milioni di anni dopo la fine della tua civiltà, noi saremo. Che cosa volete da noi? Renderci schiavi? Risorse? La mia specie trascende la tua comprensione. Ognuno di noi è una nazione, indipendente, privo di debolezze. Non puoi nemmeno sfiorare la natura della nostra esistenza. Dove sono gli altri razziatori? Sei l'ultimo della tua specie. Noi siamo legione. Il tempo del nostro ritorno sta giungendo. I nostri numeri oscureranno i cieli di ogni mondo. Non sfuggirete al vostro destino. Non sei neppure viva. Sei solo una macchina. E le macchine si possono distruggere. Le tue parole sono vuote come il tuo futuro. Io sono l'avanguardia della distruzione. Questa conversazione è finita. Comandante, signori, con quale epicità, siamo nei guai, però, Dimmi pure, Joker. Adoro le cattive notizie. Quella nave, la Sovereign, si sta muovendo. Non so che cosa hai fatto laggiù,
Quella cosa ha appena effettuato una manovra che spezzerebbe a metà una qualsiasi delle nostre navi. Sta dirigendo verso di te a tutta velocità. Devi andartene da lì e devi farlo in fretta. Questo terminale è inattivo. Quali sono gli ordini, comandante Shepard? Ci dirigeremo verso il centro gestazionale. È ora di mandare questo posto in mille pezzi. Molto bene, comandante. Ci vedremo là. Joker, passo e chiudo. Allora. Penso che dobbiamo... Precomunicazione, immagino di sì, no? E molto epica questa chiacchierata con la Sovereign. Se gentilmente mi dite dove dobbiamo allocarci. I Geth si stanno allontanando dalla vostra posizione, Gento. Sembra che Shadow abbia colpito un punto debole. Williams, attaccali! Devi bloccargli la... A ceppa. Dove vado? Corre comunicazioni, la manutenzione, la sicurezza. Oddio, laboratorio di genofagia oppure ingresso struttura di allevamento. Ok. Sì. Oddio, no, vabbè, aumenta il radio di sparacchiare. Tutto sommato, per quanto. Non lo so. A livello di fucilazzo non so se questo mi soddisfa più dell'altro. L'altro forse era più... Non so, più divertente. Questo qua col fatto che sia progressivo un po' spezza il ritmo della sparacchiata. Anche se in realtà lo aumenta il ritmo. Però non... Quella torretta potrebbe... Carità, poi fa pure un bel po' di danno, però. Allora, i bagarozzi sono quelli più fastidiosi, diciamo. Grazie il colombiano, grazie per i 39 mezzozzi di resub. Quello di Adobo, perché non lo becco mai, eh. E grazie anche a Teo Pozzi per i 18. Grazie, Teo. Allora. Perché poi passi da uno all'altro, mi parti da capo, diciamo così. A meno che non fai un passaggio molto veloce di attacco punta. Non è il caso. Posso sfasciare qualcosa? Attenzione. Siamo giusti? No, credo di no, anche se... Oddio, in realtà non ho visto se c'erano... Ah sì, è l'attenzione, ok. Ottimo lavoro con la contraerea, squadra Shadow. Ora tocca a noi. Grazie a LV Manu per il Prime. Benvenuto Manu, grazie mille per questo primo mese. Spero primo di tanti in mia compagnia. Grazie per il supporto. E Andrea mi sa che ti ha tagliato Hermes. Back. Ci siamo. Vai. Dobbiamo sbarazzarci dei Geth e piazzare le cariche. Allora, prima di tutto i bagarozzi in acqua. Do cazzo sta sopra e sotto, dai, eh. Che cos'è? Cariche piazzate, tutti a terra, a terra! State calmi. Salvatin non è vero. Niente Salvatin. Bonsoir, mano. Bonsoir. Allora, fatemi dare un'occhiata nella mappa.
Posto di allevamento, destra chiusa, posto di allevamento. Wow, ottimo lavoro. Un problema in meno a cui pensare. Comandante, sto atterrando. Bravo. Mi avvicinerò il più possibile al sito. Beh, fammi dare un'occhiata qua perché... Ok. No, salvataggio proprio niente. Pure sta cosa un pochino me la ricordo, devo dire la verità, Cioè, no, non mi ricordo nello specifico il l'ambiente mi ricorda, cioè un ambiente familiare, tra virgolette, diciamo così. Perché poi, insomma, sono passati un bel po' di anni. Se acquisto sull'Epic Store, come ricevo il codice per riscattare il gioco? No, lo acquisti, te lo dà direttamente sullo store, lo scarichi dall'Epic Store. Te lo aggiunge come su Steam. Lo compri e ce l'hai nella tua libreria. Vai in biblioteca, mi sembra, e lo installi nel caso. Bomba in posizione, comandante. Comandante, mi ricevi? Su console non saprei per Grinnell. Non l'ho continuato perché era ancora molto ad accesso anticipato. E... dove stai? La testata nucleare è quasi pronta. Dai. Raggiungi il punto del rendezvous, Williams. Negativo, comandante. Ci hanno bloccati alla torretta antiaerea. Abbiamo subito gravi perdite. Il capitano Kirrey è morto. Non riusciremo mai ad arrivare al rendezvous. Ok. Resistete, stiamo arrivando. Negativo. I rischi sono troppo grandi. La Normandy non può atterrare in sicurezza. Reggeremo il più a lungo possibile. Qui è tutto sotto controllo, capo. Vai pure a recuperarla. A finire di armare la bomba ci penso io. Difendi la bomba. Squadra classica. Classica, classicone. Allora. Adesso salvatina. Random. Ok. Allora, se gentilmente però mi dite dove cazzo devo andare, ogni volta mi dice vai, e dove cazzo vado, dimmi. Siamo una torretta. Non so dove dobbiamo andare, onestamente. Non ci dà una cazzo di indicazione. Ma no, forse... no, di là. C'era una strada che non ho visto. Ma che tipo quello cazzo, non lo so. Posso buttare qua dentro. No, onestamente, signori, abbiate pazienza, ma non andate a cagare. Possiamo dirlo? Potevate fare un fottuto sistema meno merdoso di mappa, però, Abbiamo la arena stessa, un attimino sistemiamo. Signore della guerra Krogan, attenzione, questo è più potente, attenzione! Ma sto fucile non mi piace, però. Per carità, quando va su di giri, ok, ma... no, non mi piace, signore, abbiate pazienza, ma io mi ripiglio quello che c'avevo prima. Che era il Kovalyov. Fa meno danno, ma in realtà non è vero. E anche perché capacità di dissipazione quello ce n'ha meno, e però per arrivare a bei colpi ci vuole un po' di più. E eventualmente i potenziamenti però ce li mettiamo. Colpi infernali. No, non mi devi togliere la precisione. Pure i bonus qua. Allora, facciamo una cosa. Colpi accecanti, quanti cazzo ce n'ho? Tanto gli altri me li togli. Generatore calore, potenza armi, danno più 20, raggio esplosione. Colpi detonanti ci stanno, onesto. Poi il secondo mi ci metti. Assorbimento calore in realtà dovrebbe essere a dissipazione, o sbaglio?
Velocità di surriscaldamento. Ok, perfetto. Quindi quello di prima andava meglio. Danno, stabilità. Per carità, stabilità non è male, però. Questo era danno 6, assorbimento calore, metto questo. E canna ipersonica, danno assorbimento calore, però diciamo danno 20% in più, si bilancia con l'altro per l'assorbimento del calore. Va bene, onesto, ci siamo. No, Teo, non c'è lì, non ho lì nessun account di riferimento, diciamo, con Reflink. No, in realtà non l'ho mai fatto lì. Allora, andiamo pure qua la mappetta. Andiamo di qua. Sì, perché poi sta zona è pure abbastanza, è tutta cementosa, insomma, non è che ti dia sta gran. Ok. Dannazione. I Ghent stanno mandando rinforzi. Ci pensiamo. Occhi aperti. Abbiamo avvistato una nave nemica diretta verso la tua posizione. È già qui e sta scaricando un sacco di Ghent intorno alla bomba. Riesci a respingerli? Ce ne sono troppi. Non credo che riusciremo a resistere fino al vostro arrivo. Attivo la bomba. Cosa diavolo stai facendo, Alenco? Devo assicurarmi che la bomba esploda, costi quel che costi. È finita, comandante. Vai a prendere Williams e andatevene subito da qui. Non penso proprio. Ce la caveremo benissimo. Torna a prendere Alenco. Me lo ricordo questo, mi ricordavo la... il fatto della scelta e credo adesso, arrivati a questo punto, che la situazione era la stessa anche la prima volta che lo giocai e penso che... Williams, chiama Joker, allora, e digli di aspettarci alla torretta antiaerea. Per quanto ci sta qua sullo stomaco... Sì. Comandante, proprio io... dallo stomaco è salita qua. Fare, Ash, lo sai bene. Guarda, vabbè, diciamo solo un mi dispiace a quello lì, ma... Mi dispiace, Kaidan. Dovevo scegliere. Capisco, comandante. Kaidan. Non ho alcun rimorso. È... troppo anonimo, diciamo così. È troppo anonimo come personaggio, quindi... quell'altra almeno la prendiamo per il culo, insomma, ci sta un po' derissa, per quanto sia molto antipatica. Però Kaidan, come detto, ogni volta ci parla della malattia, delle cose, le due... ricordate, l'anzo. Sì, sono entrambi personaggi sacrificabili. Cioè, se c'era la terza opzione, lasciali e vattene. Implacabile. Non c'era bisogno neanche di dirlo. Però, dopo, se dobbiamo scegliere. Che cazzo c'è? Fucile di precisione. Ma che cazzo? Ma scusi. Comandante, non li bloccheremo ancora lungo. Non si preoccupa. Occhio al campo di fuoco di soppressione. Ma che campo di fuoco di soppressione? Soppressa sta gente. Vade soppressata, vai. Soppressata da panico. Questo è dei nostri, chi cazzo è? Levate. Sono morti tutti, che stiamo facendo? Sembra molto efficace, Shepard. I miei Ghent erano davvero convinti che i Salarian fossero la vera minaccia. Ovviamente tutto sarà inutile. Non posso permetterti di rovinare ciò che ho creato. Tu neppure capisci qual è la vera posta in gioco. Non è così complicato. Sei pronto a tutto pur di conquistare il potere. Anche ad allearti con i razziatori. Tu hai visto la visione delle sonde, Shepard.
tu fra tutti dovresti capire appieno cosa sono in grado di fare i razziatori. Non possono essere fermati. Non perderti in ribellioni prive di senso. Non sacrificare ogni cosa in nome della stupida libertà. I Protean hanno cercato di combattere, ma sono stati completamente annientati. Miliardi di morti. Ma e se si fossero inchinati dinanzi all'invasore? I Protean esisterebbero ancora oggi? Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Non è forse preferibile all'estinzione? Meglio morire che vivere sotto il giogo di quelle macchine. Ho detto a adesso capirai perché non ho mai presentato la questione al Consiglio. Noi organici siamo guidati dall'emozione, non dalla logica. Combattiamo anche quando sappiamo di non poter vincere. Ma se collaborassimo con i razziatori, se ci rendessimo utili, pensa quante vite sarebbero risparmiate. Quando l'ho capito, mi sono unito alla Sovereign, anche se ero a conoscenza dei rischi. Speravo che questa struttura potesse proteggermi. Grazie Giorgio Corvin, grazie per i 24, buona doppia candelina, grazie per i 2 anni e grazie a Christopher Drummer per i 38, grazie Christopher. Tu sei come tutti gli altri poveri bastardi rinchiusi in questo Grazie posto. Anche Amy per Uno i 32. Che la Sovereign userà e poi getterà via. Con quale occhio tra l'altro? Ho studiato gli effetti dell'indottrinamento. Maggiore è il controllo esercitato dalla Sovereign, più calano le capacità del soggetto. Questa è la mia ancora di salvataggio. La Sovereign ha bisogno di me per trovare il condotto. La mia mente è ancora libera, per ora. Ma la trasformazione da alleato a servitore potrebbe essere quasi invisibile. Non lascerò che mi accada. E che ne sai? Perché i Ghetto obbediscono alla Sovereign? Credono che la Sovereign sia una sorta di dio, il punto più alto della loro evoluzione. Ma la reazione della loro divinità è rivelatrice. È come un insulto per lei. La Sovereign non desidera la misera devozione dei Ghet. Sono soltanto strumenti. E il fatto che credano nella Sovereign non cambierà tutto questo. Come strumenti però sono utili. Sopravvivranno all'invasione incombente. Se la vita organica vorrà sopravvivere, dovremo dimostrare di essere utili a nostra volta, collaborando con i razziatori. Dimmi perché la Sovereign ha bisogno del condotto. Dimmi di cosa si tratta. Forse troveremo un modo per fermarli. Il condotto è la chiave della vostra distruzione e della mia salvezza. La Sovereign ha bisogno del mio aiuto per trovarlo. È soltanto per questo che non sono stato indottrinato. Io non sono come te. Meglio morire combattendo che vivere da schiavi. Ci sia. Non lo faccio per me. Come fai a non capire? Sei vero, ma la Sovereign vincerà, è inevitabile. La mia via è l'unica via se vogliamo sopravvivere. Sto creando un'alleanza fra noi e i razziatori, tra organici e macchine. E così facendo salverò più vite di quante ne siano mai esistite. Ma tu vorresti vanificare tutti i miei sforzi. Così condanneresti la nostra civiltà. E per questo motivo devi morire. Però vedete, adesso abbiamo capito anche qual è l'obiettivo di usare. Aspetta che... nel mentre... Ah, ancora non posso... Raffresca. Thank you.
secondo me faceva in tempo pure a dargli uno strappo, però pazienza. Tenetevi tutti! Saluto a Kaidan. Bella pure riesco sta missione. Riesco a credere che Kaidan bella, non bella. Ce l'abbia fatta. Come abbiamo potuto abbandonarlo laggiù? E qui mi ricordo che mi pentì della scelta. Sa secco. Abbiamo dovuto abbandonarlo. Dobbiamo fermare Saren a qualunque costo. Grazie Aldot, grazie dovevo per i 25. Dovevo esserci io al suo posto, comandante. Lo sai bene. Capo Williams, sono il tuo diretto superiore. Ho fatto ciò che andava fatto. Sì. Non discutere le mie decisioni. Se no la prendo, la riporto là e la faccio esplodere. Mi dispiace, da sola. Mi hai salvato la vita e te ne sono grata. Ma dovevo essere io a morire. Alenco era un mio ufficiale superiore. Mi sarei sacrificata volentieri per lui. Non parlare così, soldato. Kaidan è morto per colpa di Saren. E quando troveremo quel bastardo Turian, te la farò pagare. Certo, signore. Adesso sappiamo anche cosa sta facendo Saren e perché. Comandante, chiedo scusa, ma mi è venuta un'idea. Credo che la sonda recuperata nella base di Saren sia simile a quella che hai trovato su Eden Prime. Forse ha colmato i vuoti nella tua visione. Ok. Io potrei aiutarti a ottenere un quadro d'insieme più chiaro. Proviamo. Vuoi unire di nuovo le nostre menti, vero? Unisci. Ok, fallo. Vediamo se comprende. Rilassati, comandante. Abbraccia l'eternità. Cosa incredibile. Non avrei mai pensato che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. Mi serve un istante per riprendermi. La visione ha senso per te? Si tratta di un segnale di soccorso. Un messaggio inviato in tutto l'impero Protean. Un avvertimento contro i razziatori, ma un avvertimento giunto troppo tardi. E il condotto? C'erano altre immagini, luoghi, posti che ho già visto nelle mie ricerche. Ma sì, Ilos. Il condotto è su Ilos. Per questo Saren cercava il portale Mu, perché è l'unica via per raggiungere Ilos. Come mai non ci hai mai parlato di Ilos prima? Il portale Mu collega a decine di sistemi e centinaia di mondi. Come potevo sapere che era Ilos quello che voleva? Senza il cifratore le immagini delle tue visioni erano sempre confuse. Soltanto adesso ho riconosciuto i tratti geografici di Ilos. Dobbiamo raggiungere Ilos. No, il portale Mu si trova nei sistemi Terminus. Le navi dell'Alleanza non sono viste di buon occhio là. E tantomeno gli spettri. Il condotto è su Ilos. Ecco dove si sta dirigendo Saren. E noi saremo là ad aspettarlo. L'intera flotta di Saren sarà in orbita attorno a Ilos. Non riuscirei mai a scendere sulla superficie senza rinforzi. Devi avvisare il Consiglio. Ci serve una flotta per... Vedi, a cervicale. Mi spiace. L'unione è davvero spossante. Figurati. Credo che farei meglio ad andare in infermeria a stendermi un attimo. Va bene. Qui abbiamo finito, puoi andare. Comandante, c'è una boa rigetrasmittente qui vicino. Se vuoi fare rapporto al consiglio della cittadella, posso attivare un collegamento. Così potrai avvisarli della Sovereign. Vabbè. Apri la connessione. Magari ci danno. Devono saperlo. Stabilisco il contatto. Comandante Shepard. Da quanto che non c'è sentiamo? Sono lieta di vedere che la sua missione su Virmair abbia avuto successo. Saren è già abbastanza pericoloso senza un esercito di Krogan al suo servizio. Il vero problema è la Sovereign. I razziatori hanno già annientato i Protean. I prossimi saremo noi. Sì, abbiamo letto il suo rapporto. La Sovereign. Una macchina senziente, una vera intelligenza artificiale. Una notizia piuttosto allarmante, se risultasse vera.
Come se risultasse vera a rincoglionito. La Sovereign è reale. Grazie, CRF, grazie per i tre. Saren stesso lo ha ammesso. Si sta prendendo gioco di lei, Shepard. Saren ha ancora dei contatti sulla cittadella. Probabilmente ha visto i suoi primi rapporti, quelli che parlavano della sua visione e dei razziatori. La cosa è possibile. Saren sta usando false informazioni per metterla fuori strada. I nostri servizi segreti non hanno trovato alcun dato a conferma di questa ipotesi. Scusate. Sembra che abbiamo perso il segnale, Joker. Va bene, comandante. Attacca, vaffanculo, sti ringoglioniti. Bello, beh, così severo ma giusto. Li rattacchiamo in faccia al consiglio, perché non meritano neanche un'altra risposta. Bene così. Allora, signori, questa è stata un'altra gran bella missione. E negli ultimi due episodi barra due live, se ci avete fatto caso, abbiamo visto un bel po' di cose molto interessanti e per questo immagino che stiate iniziando a vedere quanto appunto è figo Mass Effect, nonostante, come detto, questo è un titolo del 2007, poi piano piano è stato sempre migliorato, vedremo poi secondo, terzo, eccetera. Questa è stata una missione su Virmar molto importante, perché a parte aver parlato con la Sovereign, a parte, vabbè, aver perso Gain, vabbè, è un dettaglio, ma abbiamo soprattutto scoperto e capito anche che cosa sta facendo Saren, perché sta facendo quello che sta facendo, e lo abbiamo visto appunto che lui ha scelto una via nei confronti dei razziatori, visto che per l'appunto sono, diciamo, imbattibili, sono immortali, e quindi ha preferito essere schiavo ma evitare l'estinzione, come era capitato ai Protean, eccetera. Noi invece, severo ma giusto e implacabile, e quindi continueremo con la nostra avventura nella prossima live. Ozza, infognantissimo, signori, infognantissimo.